Non 51 ma 50 più 1. Il nuovo corso del Premio Internazionale Sulmona è stato inaugurato oggi con la premiazione al Teatro Comunale Maria Caniglia. Cinque big del giornalismo che hanno calcato la scena: Cesare Buonamici di Canale 5, Augusto Minzolini del Giornale, David Parenzo di La 7, Adriano Monti Buzzetti Colella del TG2, Paride Vitale, scrittore e imprenditore. Gonzalo Urquin, Fatma Ebrahimi e Lea Contestabile, presentata dal laboratorio MAV di Sulmona, sono stati i primi classificati rispettivamente nella sezione Premio Accademia e Territorio, autori di opere d'arte prestigiose di un'edizione del premio che nelle immagini del fotografo Stefano Fondebasso De Martino e alle opere del pittore Nicola Maria Martino ha dedicato la sezione omaggi. Al centro della 51esima edizione del premio il tema To Think, l'arte libera la mente, dove il verbo inglese to think, pensare, diventa la chiave di lettura per indagare il processo artistico, l'idea, il fare, ovvero il pensiero e l'esperienza, concetti sui quali a confrontarsi sono stati 25 giovani artisti italiani e stranieri. È un nuovo corso che ha messo insieme l'intera comunità internazionale, ha affermato Paola Pelino, presidente del Circolo Culturale Quadrivio, che ha organizzato la manifestazione. La direzione artistica sarà affidata ad Alessandro Monicelli, mentre a curare l'evento Ivan D'Alberto. Beh, diciamo è la 51esima edizione, 50 più 1 direi perché quest'anno per la prima volta ci saranno alcuni elementi innovativi. La figura di un curatore, un premio riservato ai giovani artisti nazionali e internazionali che già si sono distinti appunto per la loro vena artistica. Giovani dai 20 ai 45 anni e questo è il primo messaggio che noi vogliamo mandare a tanti giovani che oggi si sentono un po' disorientati. L'arte è un elemento nobilissimo che abbiamo ognuno di noi dentro di sé. Siamo già su tutte le riviste nazionali dell'arte. Ci sarà la sezione giornalismo e saranno premiati grandi nomi del giornalismo italiano e vogliamo dare e continuare a fare quello che hanno fatto chi ci ha preceduto naturalmente, però ecco, vogliamo dare lustro alla nostra terra, al centro, al sud. E il mio obiettivo sarà un giorno essere, dopo la Biennale di Venezia, essere il primo evento di grande importanza artistica. No, personalmente è un riconoscimento che mi onora tantissimo e che mi emoziona anche perché una parte della mia storia familiare viene proprio da questi territori, quindi a livello personale conta tantissimo. A livello generale si tratta di un riconoscimento, di un premio che ormai ha doppiato la boa del mezzo secolo di vita, che si è dimostrato un attivatore culturale molto importante per riaccendere l'attenzione su questi luoghi, sulla Valle Peligna, quindi più in generale sull'Abruzzo centrale, come ispiratore di arte e di creatività. Ci sono tanti, è un luogo, sono luoghi che hanno tantissimo da dire in termini di non solo di retaggio storico, di retaggio artistico, di retaggio letterario e culturale, ma possono ancora essere anche per il futuro degli ispiratori di nuova bellezza. Mona è, oltre che essere una città d'arte preziosissima, importante, è stata denominata la Siena degli Abruzzi non a caso, è una città che può svolgere veramente nell'Abruzzo interno un ruolo di apripista e di avanguardia per riportare tutta questa zona, la Valle Peligna, al centro un po' non solo delle rotte turistiche, ma anche un po' dell'attenzione culturale del paese, perché, torno a dire, ha moltissimo da offrire in termini non solo di memorie passate, ma di vivacità culturale per il futuro. Quest'anno il premio è stato concepito ripartendo da una nota frase del poeta latino Ovidio, che appunto affermava che è l'esperienza a rendere artisti. Quindi in sostanza il premio vuole essere una rassegna che offre a chi lo vivrà un'esperienza da portare a casa. Quindi non soltanto in termini di produzione artistica, quindi dal punto di vista degli artisti che hanno presentato le opere, ma anche per chi si troverà a fruirle e quindi a visitare gli spazi espositivi. Parlo al plurale perché per la prima volta il premio contempla più location,
quindi il complesso civico diocesano di Santa Chiara, la rotonda e il complesso museale della Santissima Annunziata. Questa possibilità ci ha dato anche il modo di aprire ad altri linguaggi, quindi non solo più pittura, ma anche scultura, installazioni site specific, interventi di video arte, performance e lavori che appunto permettono anche una sorta di interattività con il pubblico. A questo si aggiunge anche la scelta di realizzare un catalogo che avesse un fuori formato, una sorta di tabloid, quindi un vero e proprio quotidiano da sfogliare, perché appunto l'idea era quella di far fare notizia a questo premio, quindi già la struttura del catalogo riparte da ciò. E per tale motivo ringrazio il grafico che mi ha seguito in questo lavoro, che è Giordano Cruciani, che ha assecondato le mie richieste e ha trovato delle soluzioni anche estetiche veramente accattivanti, perché proprio per via del fatto che il premio è collegato anche ad una sezione giornalismo, l'idea era proprio quella di lavorare anche molto molto bene sul fronte della comunicazione. La qualità dell'informazione è tutto, perché in un mondo in cui siamo sommersi da notizie e non tutte verificate e molte false, il lavoro del giornalista continua ad essere un baluardo prezioso per l'informazione, per la selezione appunto delle notizie, perché il cittadino sia informato senza essere, come dire, confuso, no? Dalla molteplicità delle fonti, e le fonti vanno verificate. Quindi io sono molto orgogliosa di ricevere questo premio ed è un'occasione in più per ribadire anche in tempi non facilissimi nel mondo, anche in particolare della carta stampata, che il lavoro, la professione del giornalista è utile. È molto utile alla democrazia di un paese. Che è un'iniziativa di elevatissimo valore culturale, che sono molto grato, in particolare alla senatrice Pelino che mi ha invitato e che adesso appunto organizza questo evento. Sono molto lieto di essere accolto da questa comunità e sono veramente fiero di rappresentare una comunità come quella abruzzese, che dimostra anche con eventi come questi di essere particolarmente viva dal punto di vista culturale. È una cosa molto importante. 51esima edizione del Premio Sulmona, una grande giornata di cultura per la nostra città, che ha ospitato la cerimonia di premiazione nel teatro, una cerimonia molto affollata e molto partecipata. 51 edizioni costituiscono una storia importante e dobbiamo considerare e riconoscere che il Premio Sulmona ha contribuito in maniera determinante a dare lustro al nome e all'immagine della nostra città. Io ho espresso a nome della comunità cittadina le più vive congratulazioni e la più viva gratitudine agli organizzatori del premio, Circo d'Arte e Cultura Il Quadrivio, perché anche l'edizione di quest'anno si pone all'altezza della tradizione, ma getta un ponte verso il futuro, dedicando la propria attenzione anche al nuovo linguaggio delle arti. Quindi una giornata bellissima per la nostra città, ancora un'edizione del Premio Sulmona che sono certo continuerà a progredire nell'interesse della comunità e della sua vocazione culturale. Un'iniziativa importante. È bello che non ci sia l'interruzione di questo premio così importante per la città di Sulmona, e quindi un grazie a coloro i quali hanno deciso di continuare a portare avanti. Un grazie anche, e quindi un ricordo, di Gaetano Pallozzi, che ha tenuto saldamente in mano lo scettro di questo premio e che ha dato la possibilità di continuarlo, a Gian Antonio, e quindi un grazie adesso alla Pelino, che ha preso il testimone per portarlo avanti. Insieme faremo cose importanti, perché ho detto che praticamente la cultura per il nostro territorio sarà l'economia, e innescare questo processo virtuoso tra conoscenza, tutela, ricerca ed economia sarà l'obiettivo della fondazione della Cassa del Risparmio. Sempre un bel appuntamento per la nostra città, per la nostra regione, e perché il Premio Sulmona diventa sempre più importante.
Sono meravigliose le novità che sono state inserite all'interno del premio. Questa premiazione, questa mostra anche itinerante, dove appunto il pensiero e la creatività degli artisti e dell'arte incontrano le emozioni delle persone, dei fruitori dell'arte stessa. È davvero una meravigliosa idea. Applauso quindi a tutti gli organizzatori, alla presidente del Quadrivio Paola Pelino, al curatore, al direttore artistico e a tutti coloro che hanno collaborato. Sempre più bello questo premio, io sempre molto volentieri partecipo e sono accanto al premio perché davvero la bellezza va premiata. Per dare forza ad un territorio che fa proprio della cultura il proprio DNA. E questa città in particolar modo, la città di Ovidio, è importante che mantenga questa prerogativa, la venda all'esterno, esporti questo brand fuori dai propri confini e venga riconosciuto a livello nazionale non solo quale patria della cultura, non soltanto abruzzese ma italiana. Oggi abbiamo avuto la possibilità di conoscere e ringraziare tante persone che proprio nel mondo dell'arte e della cultura profondono sforzo, energie e tante ore lavorative producendo quello che di bello e di positivo poi ci circonda. Questo è un invito a non rassegnarsi a tanto brutto che ci circonda, ma a promuovere il bello. Il bello è cultura, il bello è arte. E vedere questo a Sulmona con un premio che ha una lunga storia, la 51esima edizione, Paola Pelino, che un po' da madrina d'onore ci ha accolto e ci ha invitato a far parte di questa bellissima festa. È un onore per quanto mi riguarda, è un onore per una persona innamorata della regione Abruzzo, innamorata della provincia dell'Aquila, innamorata delle aree interne, innamorata di una città sulmona che è sempre un piacere visitare ed è sempre un piacere provare a valorizzare, partendo dalle risorse del territorio. Sulmona deve capire che può fare il salto di qualità, deve convincersi, se possibile autoconvincersi, che non è figlia di un dio minore, ma che può trovare dentro di sé le energie per fare il salto di qualità partendo proprio dalla cultura. E anche quest'anno il Rotary è uno dei main sponsor del premio Sulmona. Abbiamo una mission comune, che è quella soprattutto di esaltare le giovani generazioni. Siamo già impegnati e nel prossimo futuro saremo al fianco del premio Maria Caniglia, del certamen ovidiano, tanto per citare alcune delle attività che sponsorizziamo insieme a vari service sul territorio. Devo dire che quest'anno abbiamo trovato un premio Sulmona di molto cresciuto, artisti di chiara fama, ma anche la forma, questa diffusione anche sul territorio, la scelta di più spazi. Già mi hanno preannunciato che l'anno prossimo amplieranno ancora. Stessa mission e soprattutto stessa cura per il nostro territorio e per lo sviluppo e il buon nome della città di Sulmona. Quest'anno abbiamo cercato e penso siamo anche riusciti a dare un nuovo taglio al premio, un premio che ha una longevità incredibile, uno dei più longevi d'Italia, e dopo i 50 anni gloriosi, importanti del premio, questo 50+1, questo 51 ha dato il là ad una nuova versione dello stesso, anche creando una mostra diffusa all'interno di Sulmona, della città, usando non più solo il chiostro di Santa Chiara come luogo espositivo, ma la chiesa della Santissima Annunziata, la Rotonda di San Francesco e quindi tre luoghi espositivi con opere che vanno dal disegno alla videoarte, quindi anche questa apertura totale ai nuovi media e soprattutto con artisti molto conosciuti ma ancora molto giovani e quindi con una grandissima carriera ancora davanti. Qui a Sulmona e riprendono Joseph Beuys, forse in una delle sue performance più importanti fatte in Italia a Bolognano, e lui stava piantando delle querce, insomma, mentre di là c'è un'altra performance che l'ho ripresa a Roma. Quello è stato il primo in assoluto che ho fotografato, le prime foto che ho fatto su di lui a Roma. Il premio Sulmona ormai è una tradizione per la nostra città, siamo alla 51esima edizione, speriamo che ce ne siano altrettante.
E quest'anno però voglio sottolineare una cosa, io lo frequento da diversi anni, da tanti anni, ho tutti i cataloghi a casa, però una cosa quest'anno è un senso di novità. Tutte le cose devono avere, per continuare nel tempo, la capacità di rinnovarsi, quindi devono essere, e nell'arte soprattutto ci vuole l'innovazione, perché altrimenti manca quell'entusiasmo che ha caratterizzato per decenni questo premio. Si stava un po' affievolendo, almeno a mio parere, che posso sbagliare, ma questa era la sensazione, diventava un po' statico, ripetitivo. Quest'anno invece si vuole cambiare, cioè si vuole innovare. Innovare presenta sempre dei rischi, ma se non abbiamo il coraggio e l'intelligenza di affrontare i rischi non si va da nessuna parte, non andremo da nessuna parte. Per Sulmona questo premio rappresenta uno dei pilastri in una Sulmona colta, una Sulmona che vuole puntare sulla cultura, il suo riscatto che aspettiamo come cittadini da ormai un po' di anni. Beh, se non giochiamo le carte della cultura, e Sulmona ne ha tante, allora la battaglia è persa. Io quindi devo ringraziare chi organizza eventi come questi, e non sono pochi. Adesso, oggi, per esempio, Sulmona, questo è un fine settimana ricco di eventi culturali, dal cinema all'arte, il giornalismo stamattina, e quindi un susseguirsi di eventi colti che coinvolgono sempre più cittadini. Beh, io direi che siamo sulla strada giusta.